in polemica con i socialisti dal partito. Questo avviene tra il 1910 e il 1911. Ricordiamo che nel 1911 lui pubblica, nel dicembre del 1911, pubblica la rivista settimanale L'Unità, dove Salvemini pubblica molti dei suoi articoli con lo pseudonimo di un democratico liberista. Quindi, se noi ci fermassimo alle parole, alle etichette, alla nomenclatura, insomma, dovremmo concludere che lo stacco è netto, perché, insomma, Dio santo, da quando in qua un liberista può parlare fraterno al cuore di un socialista? E invece lo stesso Salvemini, quando poi alla fine della sua vita faceva il riepilogo della sua esistenza, diceva: io sono stato socialista da sempre e per sempre. E allora aveva ragione Salvemini? Aveva ragione o no? O non dobbiamo credergli? Dobbiamo pensare che il suo socialismo degli inizi sia stato, come devo dire, la scalmana di un momento, un'infatuazione giovanile? No, lui aveva ragione. Il socialismo come fonte perenne di idealità non venne travolto dal suo animo in tempesta. Era la polemica con i socialisti di tutte e due le tendenze, con i massimalisti e con i riformisti. E lui appunto diceva: i massimalisti vivono una sorta di sonnambulismo intellettuale, sono fuori della realtà. I riformisti, e forse l'accusa era ancora peggiore, non sono fuori della realtà, sono fuori del socialismo. Sono fuori della realtà i massimalisti, perché essi profetizzano un'ora X, un evento, la rivoluzione, che non solo non può mai darsi, ma che se anche per avventura si realizzasse, precipiterebbe l'Italia nel baratro del terrore della miseria materiale. Perché? E perché, come Salvemini non dimenticava mai di ammonire, l'Italia era un paese povero di materie prime, che le venivano dal commercio con le altre nazioni. Ora, data la condizione geopolitica del tempo, precisamente queste altre nazioni avrebbero interrotto ogni negozio con l'Italia nel preciso istante in cui gli italiani, per così dire, avessero deciso di riscaldarsi ai raggi del sole della verità. Questo per quanto riguarda i massimalisti. Più grave la questione, e un po' più complicata la questione con i riformisti. Perché? Perché i riformisti erano fuori del socialismo, posto che socialismo significhi, e non vedo che cos'altro possa significare, sollecitudine per gli ultimi, vicinanza con i dimenticati. Ebbene, Salvemini, negli anni in cui militò nel partito, notava che, per così dire, sul corpo dei riformisti stessero spuntando gli aculei dell'egoismo, che cioè c'era una sorta di rattrappimento egoistico per cui i fratelli più avvantaggiati, e quelli praticamente che vivevano nel triangolo via tra Genova, Milano e Ravenna, lanciavano uno sguardo diffidente, se non addirittura ostile, nei confronti dei fratelli meno disagiati, più sfortunati, insomma il contadiname meridionale. Non è che, intendiamoci, non è che Salvemini non se ne desse una ragione, poi la ragione gli veniva dal suo consueto buonsenso, perché diceva Salvemini: finché gli uomini rimarranno quelli che noi conosciamo, cioè naturalmente portati a pensare prima a sé che agli altri, esisterà sempre, potente, prepotente, nell'ambito di un partito socialista, il pericolo della degenerazione oligarchica. Specie perché i più fortunati non hanno il megafono attraverso il quale richiamare l'attenzione su di loro, non hanno il megafono attraverso il quale urlare la loro condizione di disagio. E qual era questo megafono? Il voto. Ecco perché ad un certo momento la questione meridionale in Salvemini fa blocco con la richiesta del suffragio universale, con la richiesta della democratizzazione del voto, precisamente quella democratizzazione che incontrava la sorda ostilità di quasi tutti i dirigenti riformisti. Salvemini ne salva solo tre, Solo tre disse: mi tennero compagnia nella mia, mi tennero bordone in questa campagna suffragista: Oddino Morgari, Modigliani e poi l'amico di una vita, Leonida Bissolati. Per quanto riguarda Turati, nella ricostruzione di Salvemini, Turati diceva: Salvemini per un quarto era dissidente, per metà contrario, e nel complesso la questione meridionale lo infastidiva. Perché questo
questo timore dei riformisti nei confronti del suffragio universale, perché si diceva: se si dà il voto anche agli Zulù del Mezzogiorno, e questo è il ragionamento, nulla di più facile che gli Zulù, nella loro ignoranza, finiranno per riversare il loro suffragio sui partiti conservatori, sui partiti reazionari. Il buon senso di Salvemo non gli faceva confidare appunto nella volontà degli uomini, ma negli strumenti. La questione meridionale, eravamo rimasti, non si risolve. Non chiedeva lui che i settentrionali si facessero carico delle vicende dei meridionali, no, diceva soltanto: dateci lo strumento. Ecco come ritorna lo strumento anteposto agli uomini: dateci lo strumento perché noi, il Zulù del meridione, possiamo far fronte con le nostre forze al destino ingrato che ci troviamo dinanzi. E questo strumento era il voto, ripeto, quel voto che i riformisti erano avari nel concetto, con un timore peraltro che si rivelò infondato. Perché quando nel 1913 per la prima volta si votò a suffragio maschile quasi universale, i seggi del Partito Socialista compirono un poteroso balzo in avanti. Cioè da 39 che erano nel 1909 passarono a 71, quindi quel timore dei riformisti si rivelò alla prova dei fatti completamente, completamente infondato. Dal 25 in avanti, quando poi Salvemini abbandona la cattedra per tutti gli anni 30, lo sforzo intellettuale di Salvemini chiarisce la contrapposizione tra la democrazia e la dittatura. Sono scritti splendidi, tanto belli che a un certo punto Norberto Bobbio, voglio dire, non era l'ultimo sprovveduto in materia di teoria democratica, una volta ebbe a dire che quegli scritti sulla democrazia di Salvemini andrebbero di diritto riportati nel breviario del buon democratico. Ci sono tre tappe del pensiero democratico di Salvemini. Quello che, come devo dire, accompagna la battaglia suffragista, dove la democrazia gli appare come il maggiore dei beni. Perché? Perché l'esercizio del voto esteso a tutti avrebbe consentito, e sono parole sue, in breve tempo, di scegliere i migliori tra i candidati alla vita pubblica. Quindi la democrazia come il maggiore dei beni. Poi c'è una seconda fase, dove Salvemini, come devo dire, abbandona un po' le illusioni che erano nate, che erano germogliate sul fusto della sovranità popolare, e allora la democrazia gli appare come il minore dei mali. Perché? Perché appunto è quella. Perché se non c'è la democrazia c'è la dittatura. Via. Oh oh. E quindi con tutte le conseguenze perniciose che la dittatura si tira sempre indietro. E poi c'è ancora una terza fase dell'ultimissimo Salvemini, la fase della democrazia che si carica di tutti gli attributi della sapienza elitistica. Cioè quando Salvemini dice: guardate, in democrazia non è che governa la maggioranza, governa il partito di maggioranza, che è un'altra cosa, perché i partiti, e qui l'influsso di Gaetano Mosca è fin troppo evidente, i partiti sono delle minoranze organizzate. La democrazia, cito testualmente Salvemini, è un regime di libera concorrenza tra libere minoranze. Vabbè, allora qualcuno potrebbe, ed è la polemica questa era la polemica con Bernard Shaw, ecco appunto, perché la democrazia reale si caratterizza non per il governo della ma per la concorrenza tra almeno due minoranze, un partito di opposizione e un partito di governo. Ma allora, se tutto si riduce a un gioco di minoranza, non c'è differenza con la dittatura? Questa poi in sostanza l'idea, l'obiezione di Shaw. No, c'è differenza, altro se c'è differenza. Perché evidentemente una cosa è quel sistema in cui le due minoranze competono e ciascuna di essa si propone alla scelta degli elettori. Altra cosa è quel regime in cui la minoranza è unica e si impone alla volontà dei sudditi. Devo aggiungere poi, questo è per esempio, è chiarissimo nelle lezioni di Harvard, che furono scritte intorno al 43. 9 anni dopo, Salvemini, in quello scritto splendido, fu l'Italia prefascista una democrazia, Salvemini, dirò così, slarga i confini del suo elitismo. Perché? Perché da una considerazione circoscritta soltanto ai sistemi politici, arriva in generale ad una concezione dell'uomo e della storia. Ed è il Salvemini che dice: la storia non è il teatro della lotta di classe, idiozia che mi ha accecato per 40 anni. No, la storia è il teatro della lotta tra
i partiti, tra minoranze. La storia non è fatta dalle maggioranze buone a nulla, è fatta dalle minoranze intense, come si dice in gergo, non dalle maggioranze apatiche, ma dalle minoranze attive che si trascinano gli altri dietro di sé. Ecco, se noi confrontiamo questa terza fase con la prima, qui sì, veramente, lo stacco è netto e profondo. Ho davanti a me, a proposito dell'indipendenza, del gusto appunto di ragionare con la propria mente, una lettera di dimissioni che egli invia al rettore dell'Università di Firenze. Sono poche righe, è tutto qui, Salvemini. Londra, 5 novembre 1925. Signor rettore, la dittatura fascista ha soppresso ormai completamente nel nostro paese quelle condizioni di libertà, mancando le quali l'insegnamento universitario della storia, quale io lo intendo, perde ogni dignità, perché deve cessare di essere strumento a libera educazione civile e ridursi a servile adulazione del partito dominante, oppure a mere esercitazioni erudite estranee alla coscienza morale del maestro e degli alunni. Sono perciò costretto a dividermi dai miei giovani, dai miei colleghi, con dolore profondo, ma con la coscienza sicura di compiere un dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di rispetto verso me stesso. Ritornerò a servire il paese nella scuola quando avremo riconquistato un governo civile.